L'INAPP ha realizzato un'indagine censuaria sui centri per l'impiego, gli ambiti sociali territoriali e i servizi sociali comunali, che fotografa appunto l'implementazione delle misure di contrasto alla povertà, quindi il reddito di inclusione e il reddito di cittadinanza, e dà una fotografia di quello che è il sistema di welfare locale. Tra i principali risultati, innanzitutto la stessa mappatura dei servizi, che è un'unicità in questo momento nel sistema, perché si è riuscita a raggiungere i maggiori servizi coinvolti sia in ambito sociale che in ambito del lavoro. E quello che emerge fortemente è l'eterogeneità complessiva delle dimensioni stesse dell'indagine indagata, quindi l'eterogeneità in termini di programmazione e organizzazione dei servizi stessi, anche in termini di attività di implementazione e di impatto della misura. Si tratta di un'indagine che è stata realizzata appunto tra novembre del 2020 e marzo del 2021 e ha innanzitutto la grande prerogativa di riuscire a mappare a livello territoriale il sistema di welfare e i principali attori che sono stati coinvolti nell'attuazione delle misure di contrasto alla povertà. Si tratta di circa 600 ambiti sociali territoriali e si tratta in questo caso di un'indagine di tipo censuaria, così come sono stati intervistati dal lato lavoro tutti i centri per l'impiego, 550 centri per l'impiego, e un campione significativo sia a livello regionale che di grandi città di servizi sociali comunali, che ha visto al suo interno circa 2100 interviste. Si è osservato da un lato quello che è la programmazione e l'organizzazione dei servizi nel complesso delle attività e l'implementazione della misura, ma questo ha fotografato anche una grande eterogeneità complessiva delle dimensioni stesse delle indagini, riflettendosi anche rispetto a quelli che sono gli obiettivi della misura stessa, che vuole vedere al suo interno la definizione dei livelli essenziali nelle prestazioni sociali a livello nazionale. Da un lato invece di risorse finanziarie, soprattutto di risorse economiche a carattere strutturale, quindi quando parliamo di fondo per la povertà o PON inclusione, vediamo i primi effetti positivi rispetto alle risorse messe in campo, che impattano anche rispetto al rafforzamento stesso dei servizi, anche se proprio per il tempo che c'è stato e anche il succedersi delle misure di contrasto alla povertà, siamo passati in maniera repentina dal REI al reddito di cittadinanza. Questo ha avuto un effetto dei servizi, che però hanno mostrato anche una grande resilienza. Ha qualche problema ancora molto che sarà visto anche all'inizio con la sperimentazione della carta acquisti sperimentale, continua ad esserci rispetto al flusso informativo, in particolare il flusso informativo relativo all'INPS, che è una delle strutture più importanti, no, rispetto ai servizi. E un altro aspetto che va sottolineato è quello relativo alla condizionalità, che viene applicata ma con la dovuta moderazione. Le misure di contrasto alla povertà nel nostro paese prevedono un lavoro di rete tra servizi e attori diversi sul territorio. Allora, le misure di contrasto alla povertà, sia il REI sia il reddito di cittadinanza, prevedono che i servizi sociali, in particolare, e i servizi per l'impiego, servizi pubblici per l'impiego, lavorino in rete. Questo significa cosa? Significa in realtà molte cose diverse. Significa che professionisti e operatori appartenenti a tipologie di servizi diversi si trovano a lavorare insieme, si trovano quindi a confrontarsi persone con background lavorativi e culturali differenti, con codici comunicativi differenti. Significa che questa interazione avviene non solo in maniera diciamo burocratica, ma avviene anche all'interno, per esempio, delle cosiddette equipe multidisciplinari, che sono uno dei luoghi fondamentali nei quali avviene la valutazione
dei percorsi, dei progetti personalizzati dove si decide in qualche modo il percorso che il beneficiario del REI e quello del reddito di cittadinanza dovrà fare insieme, accompagnato dal sistema di servizi. Il principale punto di forza di questo lavoro in rete, nel caso del REI e forse ancor più nel caso del reddito di cittadinanza, è che in un momento di particolare difficoltà dovuto sia al passaggio repentino tra una metà e una misura all'altra, quindi dal REI e di cittadinanza, ma ancor più con l'avvento della pandemia, lavorare in rete ha permesso ai servizi di trovare probabilmente soluzioni migliori, soluzioni condivise a problemi e a situazioni complesse. Quindi questo forse è il principale punto di forza del lavorare in rete. L'elemento critico potrebbe essere quello di doversi di una mancata preparazione a lavorare, a collaborare tra diversi servizi, e questo significa sia una formazione specifica che è stata fatta, ma non in tutti i territori e non in tutti i territori con la medesima modalità, ma anche sistemi informativi che non hanno funzionato a dovere e che quindi non hanno supportato in maniera efficace lo scambio di informazioni necessario tra servizi sociali e servizi pubblici per l'impiego. Siamo passati dalla misura del reddito di inclusione a quello del reddito di cittadinanza. Questo che cosa ha comportato sia in termini di destinatari raggiunti che di spese sostenute e di risultati conseguiti? In termini di destinatari, sui tre servizi sicuramente un impatto si è avuto non solo dal numero crescente di destinatari dal passaggio del REI al reddito di cittadinanza, cosa questa ormai nota, ma il lavoro anche che si è dovuto svolgere sull'utenza. I servizi sociali comunali dichiarano infatti che il 26% dell'utenza è un'utenza non nota, e quindi questo porta a un maggior carico di lavoro. E un ulteriore dato interessante invece è dato dal lavoro svolto quando si tratta di lavorare sul progetto personalizzato. Il progetto personalizzato non è stato fatto all'utenza nella sua complessità, ma solo al 63% dell'utenza, impattando in qualche modo anche su quelli che sono gli obiettivi generali che vengono definiti all'interno dei progetti stessi, e anche se in questo caso è bene sottolineare il lavoro che viene svolto in termini di benessere e istruzione e gli aspetti relativi alla cura ai minori. Un ulteriore elemento riguarda la capacità di spesa. Rispetto alla capacità di spesa, gli ambiti sociali territoriali dichiarano che hanno speso sul fondo sociale, sul fondo nazionale per la povertà, hanno speso circa il 48%, quindi una metà delle risorse che hanno avuto, mentre sul fondo inclusione è stato speso il 70%, con percentuali di spesa più alte nelle regioni del nord rispetto a percentuali più basse al sud. Allora, la pandemia da Covid ha rappresentato certamente un enorme stress test per il sistema di welfare italiano e in particolare nel caso specifico della nostra indagine nei confronti dei servizi sociali comunali e dei servizi pubblici per l'impiego. Da ciò che emerge dall'indagine sembra evidente una buona capacità di risposta da parte dei servizi e quindi una complessiva resilienza del sistema.
che tuttavia ha dovuto far fronte a una serie di carenze in termini di organico e quindi di risorse umane che ancora non sono sufficienti, soprattutto in alcune aree del paese, quelle dove poi anche il volume di beneficiari è più elevato, così come una non omogenea distribuzione evidentemente anche delle risorse economiche che il sistema e quindi che il policy maker centrale ha messo a disposizione. Le prospettive di miglioramento sono ovviamente ampie, i margini sono ampi, perché i territori potranno beneficiare ovviamente di risorse sempre più elevate, e quindi dovranno dimostrare anche una capacità di utilizzo delle risorse stesse, così come però dovranno essere anche messi in grado dal sistema di gestire in maniera più efficace l'enorme flusso di beneficiari che derivano da un che sono anche il prodotto della pandemia.